Ciao Tiziana, un grande saluto a tutto il nostro pubblico. Allora, oggi in questa puntata dell'ottava freccia vorrei parlarvi, sì, di danza. Noi parliamo molto spesso di musica, di danza, di ballo, però anche di cavalli. Altra cosa che faccio spesso, vi parlo del montare a cavallo, vi parlo dell'equitazione. Due ambiti veramente molto particolari. Avranno qualcosa in comune? Beh, sicuramente voi mi risponderete sì, la passione che ci muove verso l'uno e verso l'altro, ed è certamente vero, però forse anche qualcosa di un pochino più tecnico. Chi balla, e non parlo soltanto di danza country, ma parlo del ballo in generale, sa che per ballare correttamente, per fare i passi nel modo corretto, è necessario contare. C'è un conto ben preciso da seguire, ma è così anche nell'equitazione. Le andature dei cavalli seguono dei conti ben precisi. Vi faccio un piccolo esempio. Il trotto, ad esempio, si dice che sia un'andatura saltata in due tempi. Cosa significa? Che prima viene messo giù un diagonale, ok? Un anteriore e il posteriore opposto, e poi l'altro diagonale, l'altro anteriore con il posteriore opposto. Due tempi, un diagonale, l'altro diagonale. Un'andatura in due tempi, saltata. E il galoppo? Il galoppo è un'andatura in tre tempi. Parte dal posteriore, poi la diagonale, e infine l'anteriore, posteriore esterno, diagonale, anteriore interno. E l'anteriore interno darà il nome al galoppo: se l'anteriore sinistro sarà il galoppo sinistro, se l'anteriore destro sarà il galoppo destro. Quindi tre tempi, posteriore, diagonale, anteriore, e c'era un quarto tempo che viene chiamato tempo di sospensione, in cui il cavallo si trova in aria prima di riappoggiare nuovamente il posteriore, come fosse un piccolo salto. Questo è il quarto tempo, il tempo di sospensione. Vi faccio pensare una cosa, tutti voi magari appassionati di two-step, no? Quando noi contiamo i tempi nel two-step, molto spesso per facilità contiamo quick, quick, slow, slow, no? Veloce, veloce, lento, lento. Però nei corsi di two-step, per identificare meglio il tempo, il passo in cui vanno fatte le varie figure, si preferisce spesso contare 1, 2, 3, 4, esattamente come nel galoppo. Tre tempi, 1, 2, 3, 4. E il tempo di sospensione. Un'analogia davvero particolare, perché la coppia del two step, la coppia che balla, non è poi così tanto diversa dal binomio uomo o donna con il suo cavallo, la sua cavalla, perché il binomio deve essere una coppia poi tutto sommato che si muove all'unisono, allo stesso ritmo, che crea un'unità, che crea una complicità, che danza in qualche modo. Ora il mio maestro di two step, che è Igor Pasin, che saluta, mi dice sempre durante il corso, dice anche a mio marito, che è sempre l'uomo che deve condurre e la donna che si deve affidare, che deve avere fiducia nella conduzione dell'uomo. Potrebbe anche chiudere gli occhi in qualche modo e affidarsi completamente a quello che è la conduzione appunto dell'uomo, il che è molto simbolico, molto romantico e carino. E nel binomio uomo-cavallo, chi è che conduce? Beh, conduce chiaramente l'essere umano, che sia cavaliere o amazzone, cowboy o cowgirl, ma il cavallo non solo si lascia condurre, perché non è soltanto parte, la metà della coppia danzante, ma il cavallo è la musica stessa. Sì, lui è tutto, lui è il nostro ritmo, lui è la magia, lui è le note su cui noi stessi ci muoviamo. Quindi sicuramente sì, certo, noi conduciamo e lui si fida e si affida a noi, ma contemporaneamente ci chiede anche di fidarci ed affidarci a lui. La musica è dentro di lui e quindi è dentro il binomio. Noi molto spesso vi sarà capitato di vedere degli spettacoli equestri di dressage, delle riprese di dressage, alta scuola e via dicendo, in cui sentite effettivamente la musica e vedete il cavallo che si muove sulla musica. Ma attenzione, non fatevi ingannare, perché non è il cavallo che si plasma sulla musica, ma nella costruzione di questi spettacoli è la musica che viene plasmata sulle andature del cavallo in gran parte. Poi chiaramente c'è una fusione. Perché? Perché è sempre e comunque il cavallo che fa vibrare noi, che conduce la musica. E io a questo proposito avevo scritto anche una poesia che adesso in qualche modo è raccolta in Controversi, che è appunto la mia siloge poetica, e apriva proprio con questi tre versi qua. Diceva: tre schianti e un respiro, battuta in quattro quarti, al galoppo,
sul tamburo di sasso. Ed ecco qui mescolate quelle che sono le movenze del cavallo con quella che è la movenza della musica. E io vi lascio con questa nota un po' poetica e ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccione a tutti quanti.